Lupin parte 3. Quando uscirà? È uscita, sì, da pochi giorni la seconda parte, la parte conclusiva della prima stagione che ha visto un buon finale per Hassan Diop e per appunto i suoi familiari, per i suoi amici e per quella che è la trama principale della prima stagione. Ma nuove vicende ci attenderanno e la risposta ufficiale di Netflix, che a detta di alcuni ancora non è arrivata, non si sa, sì. È già arrivata, perché da una parte lo vediamo nel finale della prima stagione, della seconda parte, quando leggiamo che Lupin ci sarà per una terza parte che continuerà, e inoltre nel sito internet www.hassandiop.com, citato tra l'altro in una storia di Netflix su Instagram, leggiamo: Hassan Diop è sempre un passo avanti, Lupin tornerà per una terza parte. Ma quindi quale sarà la data di questa terza parte e quale sarà la trama? Perché a quanto pare Lupin sembrerebbe concluso. Bene, in questo video risponderemo ad entrambe le domande e chiaramente formuleremo delle teorie per avere le risposte a queste domande, teorie che però si basano su qualcosa di concreto. Infatti ricordiamoci che nel finale della prima stagione non è proprio finito Lupin. Sì, è vero, il filone che ha portato avanti la prima stagione, le due parti, è stato chiaramente concluso, ma c'è un finale aperto, ovvero Hassan Diop prende, scappa e dove va? Bah, non si sa, è andato via, è scappato. Dove è andato? Cosa succederà a lui da quel momento in poi? È possibile che venga anche arrestato, non si sa, ma sicuramente per avere la risposta dovremmo vedere la terza parte. Ci saranno sicuramente nuove aggiunte al cast, oltre a quelle già presenti. Infatti, di quelli che sono attualmente presenti, verranno riconfermati per la terza parte. Chiaramente Omar Sy, Hassan Diop. Antoine Gui, l'amico Benjamin, Sufiane Guerab, ovvero l'agente Guerab, Clotilde Hesme, ovvero Juliette Pellegrini, Etam Simon, ovvero suo figlio Raoul, Shirin Bentel, ovvero l'agente Sofia, e Ludovica Semier, ovvero Claire, l'ex compagna di Hassan. Al momento voci su altre comparse, su altri attori nuovi non ci sono, ma sono quasi sicuro che ci saranno anche nomi abbastanza risonanti, visto il rilievo che questa serie TV sta iniziando a prendere, e ne sono soddisfatto perché ammetto che a me è piaciuta. Sulla data di uscita della terza parte ci sono diverse voci, alcune fanno un semplice calcolo matematico, che è semplice, ovvero Lupin è uscito a gennaio 2021, la seconda parte è uscita poi a metà anno. E per la terza parte dovremo aspettare l'altro gennaio, ovvero, ebbene sì, purtroppo l'anno prossimo, gennaio 2022. Addirittura alcuni hanno avanzato l'ipotesi che dovremo aspettare un anno, ovvero l'estate del 2022, a causa di diversi lavori, ma personalmente spero e credo soprattutto di no, che nel giro di 6 mesi potremo vederci la terza parte. Ma di cosa parlerà? Quali saranno le cose nuove? Bene, per questo ci viene in aiuto il libro di Lupin, quello che tiene in mano Hassan Diop quando era piccolo, che dà a suo figlio Raoul, perché quel libro ne dice davvero tante di cose su Lupin. Il Ladro Gentiluomo, infatti, è un libro che comprende ben 9 novelle. Bella anche il nome, 9 novelle di Lupin, 9 storie che raccontano appunto di Lupin. Una di queste si intitola Il Collier della Regina, che, come sappiamo, è raccontata questa storia nelle prime due parti, nella parte 1 e nella parte 2, che compongono la prima stagione. È possibile che per la seconda stagione verrà utilizzata, quindi per la parte 3, verrà utilizzata un'altra novella. Ma quali sono i titoli? Quali possono essere le possibili tematiche? Perché in base alla novella che si andrà a scegliere cambierà completamente il futuro della terza parte. Questi sono i nomi delle altre novelle, ora ve le dico una per una. L'arresto di Lupin. Lupin in carcere. La fuga di Arsenio Lupin. Il misterioso viaggiatore. Madame Imbert è al sicuro. Herlock Sholmes arriva troppo tardi. La perla nera e il 7 di cuori. Come detto, Lupin momentaneamente è in stato di fuga. Sta fuggendo, lo vogliono arrestare. Le prove comunque sono a suo favore, ma ricordiamoci che Lupin dovrebbe essere arrestato, visti tanti tentativi in passato anche di derubare delle povere signore con metodi sicuramente simpatici, ma che comunque vanno oltre la legge. È possibile quindi che possa essere arrestato? Beh, in effetti è troppo intelligente per farsi acciuffare, ma chissà, chissà.
cosa ci racconterà la terza parte? Beh, in ognuna di queste chiaramente ci potrebbero essere scenari ben diversi, dall'arresto di Lupin con la conseguente fuga o addirittura la vita di Lupin in carcere, potrebbero essere tutte tematiche affrontate nel Ladro Gentiluomo, e sono tutte novelle, tre novelle ben distinte, l'arresto, Lupin in carcere e la fuga. E potrebbero essere magari ognuna di queste, ad esempio tutta la seconda stagione, incentrata sulla vita di Lupin in carcere. Magari nella parte 3 si vedrà l'arresto e Lupin in carcere, che poi magari si creano degli scenari lì dentro, vanno avanti per la quarta parte, sempre in carcere, e magari alla fine della quarta parte tenterà la fuga. Sarebbe interessante, un po' alla Prison Break, ma che lascerà comunque aperto lo scenario anche per un'altra stagione successiva. O altre opzioni potrebbero essere descritte, raccontate, riprese a altre novelle come La Perla Nera o Il Misterioso Viaggiatore. Nuovi personaggi, un po' un alone di mistero, no? Molto da film, come sappiamo, che potrebbero anche in questo caso comunque essere più incentrate sull'azione. Comunque il libro che viene utilizzato nel film è disponibile anche in italiano e nella descrizione trovate il link per appunto vedere questo libro, il link di Amazon, dove potete chiaramente anche acquistarlo, e acquistandolo al link in descrizione sosterrete il canale, quindi grazie se lo fate. Voi comunque cosa pensate tra queste ipotesi, tra queste novelle che potrebbero essere rappresentate nella terza parte? Quale è la più giusta? Ricordiamoci che per il 2021 comunque scordiamocelo dalla testa, non uscirà. 99% non uscirà. Dovremo aspettare il 2022 e intanto possiamo già divagare su cosa può succedere. Quindi scrivetemi voi nei commenti quale potrebbe essere di queste la novella, a patto che chiaramente si tenga fede alle novelle del Ladro Gentiluomo, ma sembrerebbe di sì, visto che anche Il Colliere della Regina è preso da questo libro e questo libro è all'interno della serie TV, mi viene da dire che no, verranno esaminate un po' tutte. Così si darebbe anche un vero scopo al fatto che Arsène Diop è Arsenio Lupin, no? Un po' questo dualismo che prende spunto proprio da quel libro. Vabbè. Comunque, come detto, scrivetemi nei commenti, secondo voi, quali vi piacerebbe di più come ipotesi? A me personalmente l'arresto, la vita in prigione e la fuga, per poi dare il via anche a nuovi scenari e altre stagioni, mi piacerebbe un po' una transizione. Sì, l'accetterei, mi piacerebbe anche, come detto, però ditemi anche la vostra. Per oggi è tutto, comunque usciranno altri video nei prossimi giorni sulle serie TV e se volete vederli iscrivetevi al canale e lasciate un bel like se anche a voi piace Lupin, così che posso portare altri video di Lupin. Per oggi comunque è tutto, seguitemi su Instagram, link in descrizione per essere sempre aggiornati su tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!